allora ancora congratulazioni, davvero. Intanto avete anche portato, e forse è l'aspetto più importante, 3.673 euro delle vincite dei giorni scorsi in beneficenza. Quindi bravi anche per questo. Stasera, adesso però, c'è un'altra bella somma da difendere. Mi senti bene, Tommaso? Ti sento benissimo. Francesco? Sì, sì. E Marco? Sì, ti sento. Allora che entri, l'ultima catena. Caro Marco, partiamo da te. Nord, M, mosso. Marco. Mare. Il mare del nord è quello fra le isole britanniche, la penisola scandinava, e il mare può essere mosso. Mare mosso. Esatto, bravi, partite col piede giusto. Francesco, mosso. V, bottiglia. Francesco. Francesco. Gioco il jolly, non sono sicuro. Attenzione, seconda lettera. Vetro. Mosso. Come? Vino. I, bottiglia. Ah, il vino mosso è ok, mosso, sì, 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 sì. Vino. Il vino mosso è quello con l'anidride carbonica, con le bollicine, sì, diciamo, e il vino si serve tipicamente in bottiglia. In bottiglia. Esatto, bravo Francesco. A chiudere questo primo giro abbiamo Tommaso. Partiamo da bottiglia. V, ecologica. Maso. Verde. Verde bottiglia è una tonalità del verde, e una qualcosa di verde è un sinonimo di un qualcosa di, che è ecologica. Bravo Tommaso, molto bene. Allora abbiamo terminato il primo giro, i 73.000 euro di Montepremi sono tutti lì e c'è ancora un jolly da giocare. Marco, ecologica di messa. Domenica. La domenica ecologica è quella che viene fatta ogni tanto per contrastare l'inquinamento. Quindi blocco del traffico. Blocco del traffico, okay, esatto. E a messa si può andare di domenica. Giorno canonico. Esatto. E la domenica per la messa. Esatto. Bene così. Francesco. Messa. F, soffietto. Francesco. Gioco l'altro jolly. Allora giochiamo l'altro jolly. Messa F-U, soffietto. Fuga. Fuga. Messa in fuga. E il soffietto cos'è? Le cose a soffietto, tipo la porta a soffietto. Francesco. Fumo. Fuga. Perché? Messa in fuga e con soffietto non ce l'abbiamo. Andiamo? Purtroppo è sbagliato. Dobbiamo dimezzare e aggiungere una lettera. Messa F-U-O, messa fuoco, soffietto. È un il soffietto è il mantice. Sì, il soffietto, sì, è anche la porta ripiegata. Francesco. Fuoco. Messa a fuoco. Messa a fuoco, e l'ha detta messa Marco. Messa a fuoco la macchina fotografica, sì, certo, la cinepresa. Sì. Il soffietto è un altro nome del mantice per dare aria sul fuoco. Sì, giusto, per alimentare, sì, il fuoco. Bene. Abbiamo adesso Tommaso, possiamo chiudere questa catena, eh? Forza Tommaso, soffietto, P, specchio. Riuscirà a chiuderla, va? Tommaso, vai. Direi porta. La porta può essere a soffietto, quando si ripiega su se stessa, tipo negli ripostigli. E per dare un po' di profondità a una stanza, puoi mettere uno specchio sulla porta e fare una porta a specchio.
oppure lo specchio della porta. Ah, anche, certo, anche. Io sono settato in questo momento sulla casa. Sulla casa, stai cambiando casa. Sì. Vediamo. Bravo, bravo Tommaso. Esatto, e abbiamo 36.500 euro. Gran bella somma per l'ultima parola. Come ve la cavate con l'ultima parola ogni sera reazione a catena? Stasera partiamo da specchio. MA, A finale e il terzo elemento. Allora, a parte lo specchio come oggetto d'arredo in casa. Ok. È modo di dire lo specchio dell'anima. Oppure uno specchio di mare. Uno specchio d'acqua. Uno specchio d'acqua è una... Marea, no, marina, la marina, però non è lo specchio d'acqua. Una cosa a specchio. Aspetta, ditemi quella cosa di prima che avete detto. Lo specchio. Lo specchio d'arredo. Specchio dell'anima. Lo specchio dell'anima, ok. Gli occhi sono specchio dell'anima, quindi sono rivelatori, sono ma no. Mantra, no. Una cosa a specchio, tipo... È una cosa riflessa, una cosa raddoppiata. Qualcosa a specchio, cioè degli oggetti a specchio. Simmetricamente, ma... Esatto, a specchio, quindi ma... No, manifestata. Uno specchio. Titoli con specchio di film, canzoni. Gli occhiali a specchio sono gli occhiali... Ah, sì. No, tipo con le lenti traslucide. Compriamo il terzo elemento. Non abbiamo ancora spunti che ci convincono abbastanza. Allora dimezziamo, 18.250 euro. Ecco il terzo elemento. Cattiva. Madrina? No. È lo specchio? Matrigna. Matrigna? No. Sì, la matrigna si guarda. Esce dallo specchio. La matrigna? No, sì. La... Grimilda, la regina si guarda nello specchio. Non è la matrigna lei? È la regina, Grimilda è la regina di Biancaneve. Sì. Però no, specchio di mattina. Non confondi con Cenerentola, vero? No, anche lei è la matrigna. Ok, proviamo. Francesco, qual è la parola di stasera? Matrigna. Sì. Matrigna. Togliete pure le cuffie. Matrigna. Che nella fiaba di Biancaneve, Grimilde, che si specchia, dice specchio, no, specchio delle mie brame, è la matrigna di Biancaneve. E sempre in questo mondo, diciamo, delle fiabe, la matrigna spesso è cattiva, la matrigna cattiva. La natura matrigna. Anche. Ha un'accezione, sì. Come anche in Cenerentola. Ah, tu dici la storia specchio. Tipicamente delle mie brame. Sì, la matrigna tipicamente. Chi è la più bella del reame? Bella, tu sei bella, mia regina, ma sarà questa la strada giusta? La parola di stasera, del valore di 18.250 euro, che si sommeranno ai 3.673 euro, qualora la parola fosse giusta, per un totale di 21.923 euro, che verranno devoluti in beneficenza. Bene, questa parola è... È matrigna! Bravi, bravissimi! I fratelli Bartoloni, campioni del torneo dei campioni di reazione a catena, veramente congratulazioni.